me up in a nova's glow and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. E buonasera, bentornati a un altro episodio di Chi vuole essere miliardario con Gerry Scotti. Allora, stasera la valletta. No, io sono la velina. Io sono la letteronza. E allora giocate voi. Gioco io. Allora, stasera benvenuti allo spot di Daikus. Per la prima volta vestiti. Ringraziamo i Heroes di Storm Italia per lo sponsor che ci fanno, soprattutto morale. E ma perché fai? Io maledetto fa. Non devi fare gli spot, hai capito? È per questo che ti abbiamo sostituito. Aia! Dov'è la bottiglia? Allora, ci siamo tutti. Beh, okay. Sono abbronzato su un braccio. togli quella cosa merdosa. No. Si fanno bene. Allora, detto da Rigo poi. Questo è Taikus. No, lo conosciamo tutti. Chiunque abbia giocato a Stark, che conosca la saga di Stark, sa di chi stiamo parlando. Allora, ovviamente come potete vedere lui utilizza la minigun. Infatti il combat rate suo è quello di avere la minigun che all'inizio spinna molto lentamente, quindi i suoi attacchi sono lenti, ma progressivamente sempre più veloci, e alla fine più velocemente di qualsiasi altro eroe. Quindi il danno un danno prolungato significa una quantità disarmante di... Aspetta, come si diceva danno nel tempo? Brutto Mage è tutto... DPS. Il DPS no. che aumenta nel tempo, come si chiamava su DPS. World of Warcraft, che non mi ricordo. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Pensa un po' come discorso. Pensa che il mio testicolo adesso mi ha telefonato per dire che gliene frega un cazzo. Allora, le abilità di partenza sono l'overkill, praticamente spara a prescindere zitto, morde. Allora, a prescindere dall'attacco base, lui fa una smitragliata di proiettili a cono di fronte a sé, danneggiando tutti i nemici AOE. E si può anche muovere. Prendo la scossa. La frag grenade lancia una bomba che dà anche knockback, quindi oltre a far danno spinge anche i nemici nella direzione opposta. E poi run and gun praticamente effettua uno scatto e automaticamente la minigun è attiva e fa danno. Quindi alla fine diciamo un modo per aggirare il combat rate. Poi le sue abilità eroiche sono utilizzare l'Odino. E quindi, se sappiamo tutti, diventa un bel robottone ciccio bombo e sono schiaffi per tutti. Oppure utilizzare la Draken Laser Drill. E questa praticamente è un trappolone che rimane statico. Di bella, vorrei dire. Un trivellone. Un trappolone, nel senso che è un. Un traparo. Trivellone. Vabbè, vai. È il sogno di ogni ferramenta. Cazzolate. Le skin e i talenti. Allora, uscite. No, prima le skin. Ma i talenti vuoi far vedere prima le skin e poi i talenti? Le skin, perché lo facciamo diverso ogni volta? Guarda, si stufa anche Tai. Mamma mia. Allora, le skin. Sono talenti di colori stranamente colori molto belli. E poi si legge molto bene il numero che c'ha sulla spalla. E l'importante è la puttana sulla sempre. Quella sì, c'è importante. Altrimenti c'è la versione appunto infestata. Per cui. È figa tanto. È molto bello, perché poi non è che semplicemente una skin che cambia colore, no, cambia anche proprio tutto il modello. E anche il marrone non è marrone. Ma che è l'infestato che cambia colore. A me piace di più marrone, forse. Vedi? Oddio. Viola no. Sono belle tutte. Viola è molto bella. Questa è forse quella che mi piace di meno, la base. Questa viola... è figa. Viola è figa. Viola marrone è molto più realistica. Posso dire che a me mette ansia, sì, ok. Puoi usare questo? Esatto, e intanto non puoi. Allora, i talenti. Prova, sì. I talenti. Guarda gli ultimi due. Allora, questi video li conosciamo già tutti. Sono quelli generali. Esatto. Poi abbiamo... Allora, questo qui, allora, l'overkill del danno del bersaglio principale di overkill è incrementato del 20%, mentre invece il dash aumenta praticamente la distanza del run and gun del 25%, in pratica si può fare il dash più lontano. Poi, a livello 4, attacco... l'ultima soltanto. L'ultima. Punto di fusione, le granate, le frag grenade fanno 120 danni per 10 secondi ai minion e agli edifici che vengono colpiti dal raggio dell'esplosione. Adesso ti indico qua sotto quale che devi dire.
Bene, allora, Rapid Fire, sì, sono quelli dei personaggi, non sono così mongolo, eh. Allora, pensavo che arriva accanto a infettarsi. Dopo aver attaccato per 3 secondi, Ticus incrementa del 50% la velocità di attacco, quindi perché più attacchi, mamma. Più danni. Anche più se secondo me la seconda è bella. E anche quarterback è molto forte perché comunque incrementa del 50% il range di frag grenade. Dipende quanto viene utilizzato, perché comunque la frag grenade è molto tattica col fatto che ha knockback e quindi riposizioni gli avversari. Dipende come ti trovi. Sì. Diciamo, dato che sei un ciccio bombo che deve far danni, più che altro uno è forte di teamfight e l'altro per pushare. Sì, o viceversa. Ultimate, esatto. Peini. Un attimo, ci stiamo dicendo cazzate. Un secondo, Madonna, che maleducati. Allora, le due ultime. Il comando Rodin è quella che abbiamo visto prima, appunto, il robot Mazinga, che dura praticamente dura 23 secondi e il cooldown è 100 secondi. Lui, peccato non il contrario. Vero? Praticamente cambia lo skill set del personaggio, cambia, ha due attacchi differenti, le puoi sbloccare altri con altri talenti e anche la vita. Anche la vita cambia, e nel momento in cui muori in questa modalità, non è che muori veramente, ma semplicemente il robot si disintegra e torni a essere Tychus normalmente. Attenzione, una cosa, scusa, sì. Che se vi ammazzano mentre vi state trasformando, morite. È giusto, non è che uno... Lo dico perché tipo c'era uno che in game fa, ma perché mi hanno ucciso, mi stavo trasformando. E allora, stronzo. Non ho capito. Cioè, il fatto che la gente è scema. Non è che è come Dragon Ball, che tipo finché la gente si trasforma tutti rimangono fermi. Diventerà fortissimo due punti dopo, ma ci ho avuto 20 minuti per fermarlo, cazzo! No, perché si rispetta. Sì. Poi, la laser drill, abbiamo detto prima, non, intanto non la userà nessuno. Bene, allora, in questo caso, la pioggia di piombo, l'overkill si applica, praticamente applica anche uno slow, ok? Quindi rallenta i nemici del 40%. Scarsa questa, esatto. Detto. E run and gun, oltretutto, incrementa del 20% la velocità di attacco, perché gli mancava, e la movement speed, no? Perché giusto che fai te ne privi. Sì, no, infatti, mi sembra giusto. Poi, qui abbiamo la 2 e la 3. Ecco. Volevo essere gentile. Lock load. Quando la minigun è attivata al centro, è praticamente attivata e partita, Tychus prende il 15% del movimento della velocità del movimento in più. Tanto per, no? Che fai? Te ne privi. Lei attacca lento, mi sembra, e si muove poco. Si muove poco, esatto. E poi la granata concussione incrementa il knockback della frag grenade del 100%. È perché è giusto rimanere rimbalzi fuori dalla sua visuale. Rimane dall'altra parte della mappa. Sai quanti muccoli di diventa come il Dragon Knight, la guida prende. Cotela, esatto. E qua abbiamo le big del battle, così diciamo le ultimate, appunto. Cioè, l'Odin dura per altri del 50% in più e guadagna una nuova abilità che è il Nuclear Blast. Che sembra scarsa così dal nome. Sì, dal nome sì. Un blast nucleare. È la trivia del nucleo che ci interessa. Sì, questa dura più del 50%, incrementa il danno effettuato al bersaglio che viene focussato. Più viene focussato quel bersaglio, più danno gli viene fatto, fino al 100% del danno in più. Vai, brava. Proviamolo. Skill, mostraci. No, skin. Cioè, vai, questa, vai. Tanto non te la fa provare. Sì. Faglielo credere. Panì e birra. Birra e panì. Esci con sto ginocchiato merdoso. Ma è venuto, volete una birra? E di un panì. No, te l'ho visto. Allora, Path of the Warrior. Oh yes. Fai livello 10 per favore. Oh yes. Questa è attenzione, nuova interfaccia, per cui adesso è possibile anche livellare a randazzo. Quindi noi possiamo livellare come i disperati, grazie, fino al 30, che a questo momento è diventato il capo. Però c'è ancora un bug. C'è ancora un bug? Perché non ti fa scegliere tutti e quattro i talenti, ti fa scegliere nonostante abbiamo il libro. Non è un bug, non te li fa usare, punto. Ma non te li fa usare. E vabbè, non è che uno può avere tutte subito. Mostra i nuovi modi di personalizzare. Possiamo scegliere i vari talenti. Tenendo premuto CTRL E direttamente con i numeri della tastiera. E fallo. Oppure clicchiamo sul faccino dell'eroe e apre questo tabellone epico gigantesco. Che non è neanche ombra poco. Facciamo prima la trivella. Siete proprio mestruati, che palle. Ma gente, ci metti un uomo. Che ho fatto io? Sta zitto. Vaffanculo. Bene, con la visuale di Dio che ci guarda dall'alto, facciamo partire i minion. Come vedete, comunque cambia tutta l'interfaccia il gioco. Sì. La mappa è diversa, le skill sono diverse. Molto più facile in basso è diversa. Allora, sopra io inizio ad attaccare. Vedete che come attacco inizia a essere molto lento. Poi, mano a mano, la vita che perde. Sì, molto è scarso lento. Il fanciullo. È sempre. Guarda. Vuoi scappare? Invece bombe nel culo. Guarda quello scaramentato. È morto bene. Guarda quel bastardo. Dai, skill. Dai, metti. Allora, mettiamo il trivellozzo.
è arrivato il rosso, si pianta e inizia a fare danni di pipi con la cuve di una, giustamente incrementi ancora di più la doccia di schiaffi che regali all'avversario, no? E poi con la lì automaticamente ti riposizioni e già hai l'attacco cappato. Madonna, guarda quanta vita guadagna. Sì perché giustamente lui però è la finita, ragazzi, cioè. Ma sì, è sbagliato la finita. No, secondo me è comunque più forte qualcosa che incrementa le skill. No, ora guadagna 30, perché è a livello 30. Ma pensate ai livelli più bassi. Sì, ma la velocità in cui ne guadagna. Non è mica il secondo, Esatto. Ma di che stiamo parlando? Dell'iPhone X. È a colpo. Sto interiorizzando se va bene o meno. Ma entrai dentro e spari. È mortale lui. Non mi interessa. È mortale. Ho più ragione io di lui. Vedi? La tua arma è più grossa della sua. Non esce neanche fuori. Dai, su, redetta dell'eroe e redetta ai forti. Reset level, reset fort, no! Level up, state zitti, che palle! Non quello, la monta. No, c'è un bug incappato. C'è un bug, la monta dell'uva è buggata. No, Fai tutto uno. Quella della la monta dell'uva è un po' buggata. Questa a me piace, sapete cosa piace? Questa monta è il cerchio sotto che ti indica in che direzione sta guardando il tuo eroe. A prova di ritardato. Cioè, dai, sì. Scendi da quella monta epilettica. Madonna, che bene. Allora, facciamo il robottone. Trasformazione. Gigarone. Go, go, Power Ranger. Abbiamo il bombolino. Annihilate. Guarda, questo. C'ho una bella cannonata. E poi missili a schiaffi nel muso. È un missile. Leggiamelo cosa fanno. Vabbè, allora i missili. Guarda che lancia di altre cose. Lancia dei missili tutti quanti nel raggio di azione, che è questo, e fa 460 danni per. A livello 30, chiaramente. Ad ogni singolo target. Mentre invece, resettando i cooldown, vediamo che l'altra abilità è quella appunto della smissilata pazzesca in linea retta. Ok, che manca clamorosamente e che fa praticamente anche lì 460, però esatto, in linea retta. Quindi. Molto utile per farmare piuttosto che massacrare gente che sta scappando e non scappa. Big Red Button non c'è ancora. Non c'è ancora, quindi lo vedremo soltanto vivendo. Bene, detto questo è tutto. Grazie per averci seguito. Ci vediamo domani con lo spotlight e Talisin arrabbiato. Il gameplay vorrei dire. Madonna, quanta rabbia. Guarda, già mi sto incazzando. Pensa un po' te, Ma sei bellissimo. Buon pene a tutti. Buon pene. No, aspetta, una cosa importante. Dai, se vuoi dire una volgarità, quando ero piccolo mettevo il pene nella Nutella e poi lo offrivo agli altri. Mamma mia.